Come realizzare il miglior treppiede fotografico di emergenza con le tecniche del bushcraft? Bentornati nella sezione del mio canale dedicata alla fotografia. No, scusate, volevo dire dedicata al bushcraft. In realtà il video di oggi è dedicato ad entrambe queste discipline, la fotografia e il bushcraft. Bene, come potete vedere, oggi sono in passeggiata con la mia amata macchina fotografica, una Leica M10 e il mio zainetto, nel quale ho tutto quello che mi serve, tranne una cosa: mi sono dimenticato il treppiede per la macchina fotografica. Ora, siccome qua dietro c'è questo ruscello, io vorrei fare delle foto all'acqua in alcuni punti al ruscello e farle con dei tempi lunghi. Mi servirebbe quindi un treppiede che però non ho. E allora oggi voglio mostrarvi come si può fare un treppiede per macchina fotografica bushcraft. Dunque, il materiale necessario per realizzare il treppiede per macchina fotografica bushcraft è un cordino come quello che vedete, può essere paracord o di qualsiasi altro tipo, un coltello che può essere sia il nostro coltello da bushcraft che un multiuso, qualsiasi tipo di coltello. Il multiuso va molto bene perché anche la sega per legno. E poi ci serviranno tre pezzi di legno che adesso andremo a prendere. Con questi materiali e le tecniche adeguate faremo un bel treppiede per macchina fotografica. Molto bene, poco più avanti lungo il sentiero abbiamo trovato il posto ideale dove prendere i tre pezzi di legno per fare le gambe del nostro treppiede per macchina fotografica bushcraft. Perché dico il posto ideale? Perché qui ho degli alberelli di nocciolo. Ora, il nocciolo, come vedete, alla base, ve lo faccio vedere più da vicino, si dirama da quella che si dice la ceppaia principale e forma una serie di fusti del diametro e della dimensione che ci servono all'incirca per una macchina fotografica come quella che avete visto, un fusto del diametro di un paio di centimetri già va molto bene. La cosa bella è che io posso tagliare questi che si chiamano polloni che spuntano dalla ceppaia principale senza danneggiare l'albero, nel senso che da questo tipo di taglio riemergeranno degli altri piccoli fusti di nocciolo, i quali riformeranno la ceppaia, quindi non rovino l'albero. Dunque, con il mio Victorinox, che vedete lì con la sega del mio Victorinox, eccola, ho tagliato molto agevolmente due soli rami, due soli polloni di nocciolo. Perché due? Perché la parte biforcuta che vedete qua mi servirà per far sì che la terza gamba del treppiede sia composta in realtà da due parti e questo da due, diciamo, chiamiamole sottogambe, ecco, e questo farà sì che il treppiede risulti più stabile. Mentre invece con questa parte lunga e l'altro ramo, quello che vedete più in alto, farò le ulteriori due gambe del treppiede. Quindi il treppiede sarà costituito da due gambe dritte più una terza gamba costituita da due sottogambe, quindi in realtà sarà un tetrapiede, ma chiamiamolo treppiede per semplicità. Ed eccoci qua. A questo punto ho
ricavato le tre gambe del treppiede, le due che saranno dritte e la terza che invece sarà biforcuta. Adesso vi faccio vedere come si costruisce il treppiede finito e poi lo vedremo in opera. Dunque, sono tornato sulla panchina di prima perché in questo modo posso farvi vedere meglio come preparo il treppiede bushcraft per macchina fotografica. Come vedete, qui ho i miei tre componenti in legno e il cordino. Adesso vi farò vedere come si lega il tutto e come funziona poi. Allora, eccoci qua. Dunque, per prima cosa ho messo i tre componenti del treppiede, vedete, eccoli qua. Li ho messi così. Semplicemente li tengo come un fascio. Faccio in modo che i piedi siano appoggiati saldamente sul terreno. A questo punto prendo il cordino, lo passo intorno ai tre componenti del treppiede. E lo chiudo saldamente con un semplice nodo scorsoio, così. Adesso faccio due altri giri intorno, così, e adesso passo il cordino sotto una delle gambe e lo ripasso qui in mezzo. Così. Lo ripasso ancora una volta sotto. Così. Lo giro. Adesso voglio farlo passare di traverso sotto le altre due gambe. In questo modo. Tiro il sistema in maniera che sia ben teso. Lo faccio ripassare in alto in mezzo. Così. Ancora una volta. Tiro bene. A questo punto faccio ripassare un'ultima volta e chiudo tutto con un nodo molto semplice. Così. Ok? Bene. Adesso vi faccio vedere il treppiede in opera con una sorpresa finale. Ok? A dopo. Dunque, ecco il treppiede che abbiamo appena fatto, saldamente piantato a terra. Vedete come funziona? Così, questa è la configurazione che userò per fare le fotografie. Il treppiede, se qualcuno se lo chiedesse, è piuttosto saldo. Se anche io muovo, non si muove in maniera particolare. La macchina fotografica la metterò così.
ovviamente allargando e chiudendo di più le gambe del treppiede, cioè l'angolazione delle gambe del treppiede, posso regolare anche l'altezza fino a un certo punto almeno del treppiede. Quindi se allargo di più le gambe abbasserò la fotocamera, se stringo le gambe del treppiede alzerò di qualche centimetro la fotocamera. Adesso vi ho promesso una sorpresa finale. Dunque, come vedete, qui nel pezzetto di corda rimanente, questo, ho realizzato un nodo, o meglio un anello, scusatemi. Come mai? Scusate. Come mai? Perché io posso utilizzare una, se ho un moschettone come in questo caso, ma anche se non ce l'ho, il moschettone rende le cose solo più semplici, diciamo, io posso agganciare sotto al mio treppiede un peso, per esempio lo zaino, per renderlo ancora più stabile. Ora vi faccio vedere. Un attimo, non so come. Ecco qua. Bene. Agganciando lo zaino sotto al treppiede, un altro peso naturalmente, sotto al treppiede, lo rendo ancora più stabile e la cosa potrebbe essere utile nei giorni di pioggia, per esempio, scusate, nei giorni di vento, ad esempio, durante i quali ovviamente il pericolo di morso è maggiore. Molto bene, adesso che abbiamo visto come si realizza il treppiede per macchina fotografica Bushcraft, vediamolo in opera. E allora, eccoci qua. Sono arrivato in un punto dove mi sembra bello fare una fotografia all'acqua che scorre, al torrente. Ho impostato sulla mia Leica un tempo, non so se si riesce a vedere, di un quarto di secondo. Il diaframma è chiuso ad F16 ed ho messo l'autoscatto. La macchina è sul mio treppiede Bushcraft fotografico e adesso non ci rimane che scattare e vedere poi il risultato finale. Ok, primo scatto eseguito, andiamo a vedere. Facciamo un altro per sicurezza. Ecco qua, scatto eseguito. Sembra che tutto vada bene. Bene. Amici, con questo ho concluso. Grazie per avermi seguito. Se questo video è stato interessante ed utile, vi invito a lasciare un like. Iscrivervi al mio canale, ovviamente, attivare la campanella, condividerlo. Grazie per l'attenzione, da parte mia un saluto, a presto, ciao!